Amici carissimi, buona Pasqua a tutti voi. Siamo nella domenica che Giovanni Paolo II ha voluto dedicare alla Divina Misericordia. E il testo del Vangelo ci presenta una duplice apparizione di Gesù risorto ai suoi discepoli. Il giorno proprio di Pasqua, della risurrezione, ma non erano tutti, mancava Tommaso, e poi 8 giorni dopo, esattamente la domenica dopo Pasqua, di nuovo si manifesta ai suoi discepoli e questa volta c'è anche Tommaso. Allora vorrei cogliere alcuni dettagli, alcune sfumature da consegnare un po' alla vostra riflessione in questa domenica. Innanzitutto il testo ci dice che la sera di quello stesso giorno, cioè il giorno della risurrezione, quando è Maria di Magdala e Pietro e il discepolo amato si incontrano con la tomba svuotata, la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, Gesù entrò mentre erano chiuse le porte del luogo dove la comunità era radunata. È interessante, ma ve lo pongo come interrogativo, chiedersi come mai dall'alba, dal mattino, quando viene constatata di fatto la risurrezione di Gesù, Lui si manifesta solo la sera ai Suoi discepoli. E tutto il giorno dove è andato Gesù? Perché la sera? Io così suggerisco solo una semplice risposta, ovvero sia, i discepoli erano nel Cenacolo, il luogo dove erano stati 3 giorni prima, il giovedì, il luogo della lavanda dei piedi, il luogo in cui Gesù aveva consegnato il suo testamento, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Il luogo in cui, secondo l'Evangelista Giovanni, Gesù ha pregato il Padre per l'unità. Padre, che tutti siano uno come noi siamo uno. E quindi la sera ricorda questo testamento, ricorda questa consegna, ricorda questa preghiera. Adesso Gesù è come se si facesse uno con la sua comunità, quasi a voler consegnare se stesso come testamento, e difatti si presenta e dice subito pace a voi, poi fa dono dello Spirito e dice a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Così è come se il testamento di Gesù, quella sera di Pasqua, venisse portato a compimento. Gesù aveva consegnato il comandamento nuovo dell'amore reciproco, un amore reciproco come quello che è in Dio, amatevi, è il verbo, proprio viene usato il verbo che identifica Dio, l'agapao, l'amore di puro dono, amatevi gli uni gli altri. Aveva pregato per l'unità e adesso fa il dono dello Spirito, perché è lo Spirito che prega in noi ed è lo Spirito che ci conduce ad unità. Non solo, ma affida alla Chiesa il sacramento della misericordia. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. E un altro particolare straordinario è
la gioia che questa presenza nuova di Gesù, presenza misteriosa, entra a porte chiuse, la gioia che la presenza di Gesù, che viene a completare il suo testamento con il dono dello Spirito e dunque della pace, con la consegna, il mandato della misericordia, questa gioia che nasce adesso nel cuore dei discepoli. È una gioia motivata da uno sguardo contemplativo. Gioirono al vedere il Signore. E qui il verbo è bellissimo perché è theorein, è il verbo della contemplazione, è questa teoria, questa capacità di vedere con il cuore. Hanno imparato i discepoli che Dio si vede col cuore, che l'invisibile si vede col cuore, che ciò che è essenziale si vede con il cuore. E poi Gesù, proprio quella sera, porta a compimento un altro particolare, oserei dire l'ordinazione sacerdotale dei suoi discepoli. Nell'ultima cena, secondo Giovanni, si era limitato a dare l'esempio dell'amore come servizio. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Non si parla dell'Eucaristia, ma la sera di Pasqua Gesù alita su di loro. È il gesto che faceva il sommo sacerdote sul nuovo abuna, sul nuovo sacerdote da ordinare. Far respirare il suo respiro al nuovo sacerdote. Gesù alita su di loro, esattamente soffia come Dio aveva soffiato su quella polvere impastata di Adamo che poi divenne un essere pieno di coscienza. Adesso Gesù fa prendere coscienza ai suoi di questo ministero sacerdotale. Tommaso non c'è. Ma Gesù non appare a Tommaso da solo, ma solo quando Tommaso ha il coraggio di rientrare in comunità 8 giorni dopo. E i segni del Cristo risorto sono esattamente i segni della sua passione, i segni dei chiodi nelle mani, nei piedi e la trafittura nel costato. L'immagine del dito di Tommaso quasi dentro il costato di Cristo dice allora l'umiltà di saper entrare dentro quella trafittura dove ciascuno di noi trova la sua pace. Buona Pasqua ancora e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.